Signore Alfonso, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio londinese di Highbury, dove è cominciata da due minuti la partita d'andata valida per le semifinali di Coppa delle Coppe tra la formazione inglese dell'Arsenal e la Juventus. Il tocco per Walford in profondità, protetto da Scirea, blocca Zoff. Mentre il calcio di punizione è stato battuto da Young a favore di O'Leary, il capitano della squadra. Giganteschi due difensori centrali dell'Arsenal. Ecco Ricks in azione limite. Tocco ancora per Price, la cui conclusione. Vedete intanto in sovraimpressione la formazione della Juventus: Zoff, Curedo, Cabrini, Purino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Bettega, Gentile, Marocchino. Lungo il rilancio, il colpo di testa un po' all'indietro di Young, l'altro top, Causio scatta sulla sinistra, Marocchino, però in due tempi riesce Walford a fermarlo, e poi c'è una palla gol per Bettega, rigore, probabilmente è rigore, si tratta di calcio di rigore, inequivocabile decisione del signor Farmer, undicesimo del primo tempo, calcio di rigore a favore della Juventus. Bettega, su errore clamoroso di Young, che aveva rinviato all'indietro, è stato steso in piena area di rigore, nessuna esitazione da parte di Korver, e calcio di rigore. E alla esecuzione è Cabrini, che si fa parare, però poi segna Cabrini. Cabrini, dopo essersi fatto ribattere il primo tiro da Jennings, ha recuperato il pallone e ha segnato. 12° del primo tempo, Juve in vantaggio con Cabrini su calcio di rigore. Ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa. Questa temutissima partita contro l'Arsenal si sta risolvendo per ora in modo positivo per la Juventus, la quale, non dimentichiamolo, ha comunque la gara di ritorno a propria disposizione. Osserviamo però Talbot Rice, traversone, Scirea, vedete Scirea che viene alla caccia dell'uomo libero abbandonando la propria area di rigore, Sunderland, il colpo di tacco, Scirea rinvia, Ricks, ecco il traversone, esce ancora Zoff e blocca, vedete che in area ci si sgomita, questa volta il contatto è intervenuto tra Bettega e Stapleton, chi sulla fascia destra e riceve, lo vedete, Reyes, ecco il suo traversone, esce ancora Zoff, precisissimo, tempestivo. Tentano triangolo, Scirea, e ancora possibilità del contropiede, Fanna e Causio, vedete Causio che apre dall'altra parte, Fanna che cerca l'assolo, pasticcia però, avrebbe potuto allargare su che Scirea ha messo in angolo e siamo a quota 10. Batte Ricks, palla che sta per entrare, poi c'è il tentativo di conclusione di Waldorf, questa volta Zoff non è riuscito a impadronirsi del pallone, si lamenta perché colpisce di testa, però dà il pallone proprio a Ricks e c'è questa tirata improvvisa di Young, area di rigore, la posizione era piuttosto dubbia per la verità, anche se penso che il fallo di mano avrebbe anche potuto non essere fischiato onestamente. Esce Devine, entra in campo al suo posto il giocatore Fessen con il numero 13. Ecco la punizione, palla nei pressi dell'area di Zoff ed è stato Stapleton a metterla dentro, dopo il primo colpo di testa di Young è stato Stapleton a toccare in gol da distanza ravvicinata, siamo al 40° 1-1 e non si può dire che sia un che il collega inglese è venuto a sincerarsi su...
favorevole, mentre sentite l'urlo e i cori di incitamento dei tifosi inglesi. Impressionante davvero. Ecco Fanna che entra in velocità, lo vedete. Un dribbling, un secondo, ottimo lavoro di Fanna, la sua ribattuta, poi Causio ancora ribattuto il suo tiro, splendido lavoro da parte di Fanna e partita. La conclusione, Predi in avanti, pericolo, Furino, ancora Stapleton, poi Walford, il colpo di testa da parte di Young, ancora lui sul fondo da due passi con Zoff. Che sembrava questa volta, cronometro, Zoff sta per effettuare il rilancio, si chiuderà probabilmente sull'1-1, non fischia ancora Corver, il colpo di testa è stato di Walford, poi Furino, il fischio di Corver, la Juventus esce in battuta da Highbury, pone una ipoteca non piccola sul passaggio alla finalissima di Coppa delle Coppe che sarà disputata a maggio a Bruxelles. E... partiti. Cucurezzo. Scaraventa in avanti, c'è questo colpo di testa da parte di Fanna, poi interviene Devine, quindi all'indietro il tocco è di Bre. Ecco il lungo traversone per il colpo di testa di Devine, poi c'è il tentativo di conclusione di Prandelli, la ribattuta sfiora Fanna, palla fuori ma controllata da Cucurezzo, che è grosso talento, bella la sua apertura per Reis che dà subito il centro per l'uscita di Zoff. Di Linemeyer, Bredi batte frontalmente, esce Zoff e blocca. Tre juventini su di lui, a fondo velocissimo, poi le tocco all'indietro di Scirea e c'è fallo ai suoi danni di Sunderland. 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato. O'Leary, ecco il traversone, l'uscita di Zoff che blocca. Rix la battuta di questo calcio di punizione, molto lungo, O'Leary rimette al centro, Brady tocca fuori per questa conclusione da parte di Hollings, ribattuta da Bettega, poi tocca Sunderland, Rix, Sunderland. Pericolo ancora per la difesa juventina, Brady, poi Sand, quindi Furino ancora, Rix. Triangolo con lo stesso Rix che si avvicina pericolosamente all'area, effettua il traversone, attenzione, gol! Ha segnato Vessen a 2 minuti dalla fine, ha segnato Vessen. E ora per la Juventus è notte fonda. È stato Vessen che su traversone di Rix, che ha scavalcato Zoff e l'intera difesa juventina, ha messo in gol. Al 43esimo della ripresa, Vessen per l'Arsenal. Un vero peccato, la Juventus aveva disputato una gara di contenimento. Aveva badato più che ad altro a controbattere alle iniziative dell'Arsenal forte dell'1-1 maturato nella gara d'andata. È stato fuori gioco. Posta ha dato la zampata vincente nel finale. Causio, Cucurezzo prova al destro, è violento ma centrale da troppo lontano. Jennings spara e contemporaneamente Linemeyer dà il fischio di chiusura, destra per la Juventus, estromessa dalla Coppa delle Coppe a livello di semifinale, mentre si abbracciano i giocatori dell'Arsenal che vanno a salutare i loro sostenitori.